Se non fosse per le mollette e il filo che attraversa i binari, sembrerebbe una normale stazione, perfettamente funzionante. Poco dopo, un muro di rovi ci riporta alla realtà. A Corchiano le amministrazioni non si sono arrese alla chiusura della tratta Civitavecchia-Capranica-Orte e in attesa di una auspicabile riapertura hanno affidato la struttura ferroviaria alla Onlus, gruppo archeologico romano, che ne ha fatto la sede operativa per il campo Faleri Novi e via Merina. In questa struttura da 11 anni vengono ospitati i giovani che partecipano alle campagne di scavo e di studio del territorio falisco. Sono Giacomo Zürcher, è stato bellissimo, una civiltà che non conoscevo, un contesto di scavo che non conoscevo, no, un'esperienza da rifare assolutamente. Come sei arrivato all'archeologia, studi, stai facendo l'università? Sto facendo l'università, ho finito il primo anno di magistrale in scienze dell'antichità a Losanna. E quindi insomma sono a contatto con l'archeologia da qualche tempo. Io ho un indirizzo più legato alla storia antica, ma sempre di più mi rendo conto come le due discipline siano per forza di cose complementari, nel senso che devono per forza andare in parallelo, quindi approfondire uno e approfondire l'altro così da poter intrecciare le due discipline, per me è la chiave proprio per arrivare a interpretare e comprendere al meglio il passato. Gabriele Valletta da Milano, e non era il primo anno ma il quarto, quinto, si va a perdere il conto ormai. Qua gli aspetti importanti del gruppo archeologico sono due, no? Quello lavorativo, dove gente alle prime armi ha modo di imparare, gente che già mastica archeologia da qualche anno ha comunque modo di rafforzare le conoscenze, le competenze. Non è uno scavo facile questo, proprio per via del sito, la zona boschiva è molto confusionaria e anche la cronologia del sito lo è, in quanto molti riutilizzi e un gap temporale di utilizzo molto ampio. E questo da un punto di vista lavorativo. Da un punto di vista post lavoro, sociale, comunitario, come diceva lui, proprio lo scavo è finito ma siamo qua a far colazione, ci vedremo stasera a cena a Roma e abbiamo già tutta una serie di altre attività. Le persone che si conoscono vanno a creare legami molto forti che trascendono queste sole due settimane. Studio archeologia a Milano, prossimo alla fine dell'università, del percorso universitario. Io ho imparato qua, indirizzo proprio di facoltà e archeologia. Poi io ho preferenze per il mondo romano, ma la realtà è che lavorando qua da tanti anni anche falisci ed etruschi, ormai mi ci sono affezionato, diciamo. Sono Edoardo Piunti ed è difficile descrivere la gioia di aver scavato questo contesto nelle ultime due settimane o anche quattro se parliamo in termini del gruppo. Diciamo la ricchezza del sito è difficile a vedersi a una prima impressione, ma andando diciamo figurativamente ma anche letteralmente a scavare, uno vede come San Giovenale, l'Agrofalisco abbia ancora molto da offrire a archeologi, aspiranti tali e al pubblico in generale. Quindi credo che noi stiamo facendo un lavoro molto importante nella rivitalizzazione dell'area. E anche lei sta studiando archeologia? Io sono laureato alla magistrale in una branca dell'archeologia del vicino Oriente, però anch'io principalmente scavato qua e mi sono formato qua come amante dell'archeologia pratica. Grazie. Beh, allora, questo qua è il mio 11° campo, quindi pensavo di aver visto tutto, invece ogni anno comunque si trova gente nuova, sono esperienze nuove, non si smette mai di vivere. Cioè, io consiglio di continuare a fare campi all'infinito, una volta che diventa proprio una cosa necessaria ogni estate. Senti, nome e cognome, scusa? Sì, Fabio Dottavi, è da Milano. E anche lei è laureato, no? Io sto finendo la magistrale in fisica, questo qua è un hobby, una tradizione di famiglia, nulla a livello di studio, è bellissimo. Un modo per staccare. E poi sì, c'è un altro posto, qua, che è sempre
probabilmente legato. Il lato lungo è sempre rettangolare? Sempre rettangolare. Il lato anche... lungo ce l'ha sullo stesso verso di questo? O... Sì, no, nel contrario, sono... questo è così. Questo è il nord-sud e questo è il sud. Io sono Francesco Munisso e vengo dalla provincia di Udine e ho iniziato con il mio primo scavo anch'io qui. La cosa che nel senso poi comunque ho conservato il rapporto con il territorio perché anche con alcune attività dell'Università della Sapienza di Roma abbiamo fatto molto e ritengo che sia, cioè tra qua, Civita, tutta la Tuscia in generale. Viterbese abbia molte possibilità, per me è come una seconda casa e poi insomma lo scavo in sé ovviamente è molto emozionante perché con quello che può sembrare molto poco alla fine, cioè appunto magari ti esce l'orletto estremamente piacevole che ti fa dire che insomma tutto quello strato di naturale l'hai passato senza battere ciglio, ecco. Perché in questo punto il sentiero molto rapidamente sale? Vuol dire che sotto c'è qualcosa che ha dei salti di quota. Io sono Melissa Diciano, sono una studentessa anche di archeologia presso l'Università Statale di Milano e questa è la mia primissima volta al GAR. Esperienza bellissima, io ho avuto altre esperienze di scavo in altri contesti, ma le persone che ho conosciuto qui e l'atmosfera che c'è qua non l'ho trovata in nessun altro campo. Quindi sono molto molto onorata di aver preso parte a tutto questo, anche da un punto di vista formativo, nel senso che io conosco poco la zona, però è servito. Conosci, lavorativamente parlando, realtà diverse e metodi di lavoro completamente diversi, ma che sono utili e formativi. Quindi la consiglierei a chiunque e l'anno prossimo ci tornerò. Pian Sant'Angelo, tra Corchiano e Gallese, luogo posto all'interno di un'area protetta del WWF. Dal 2008 gli archeologi si stanno occupando di svelare segreti celati in un'area il cui toponimo corrisponde a San Giovenale. Uno degli obiettivi qua era verificare quello che dice la carta archeologica, che dice che sul lato occidentale, redatta da alcuni archeologi, Cozzo e Pasqui, a fine 800, inizi 900, e loro dicevano che sul lato occidentale c'era un fossato difensivo che non si vede ad oggi e noi non abbiamo potuto intercettare perché ci siamo dovuti fermare per non distruggere chiaramente le piante di nocciolo a questa quota qui. Il profilo della collina sta scendendo e sta avanzando. Dal fosso si intravede come una grande frattura riempita di terra, quindi è possibile che il fossato qua ci fosse e sarebbe in questo caso come tutti gli altri insediamenti falisci in cui i due lati erano difesi dai fiumi, il terzo lato corto era tagliato da un fossato difensivo. I lavori autorizzati dalla sovrintendenza archeologica sono seguiti da due archeologi, il dottor Riccardo La Farina, che è anche responsabile del campo, e il dottor Federico Gentile. Ogni anno a fine scavi viene organizzata una visita guidata in loco. Dietro, mi raccomando, questa vasca che non sappiamo assolutamente che tipo di utilizzo possa avere, però vicino a questa vasca ci sono tantissimi buchi di palo. Lo studio più approfondito, con tutte le considerazioni scientifiche del caso, viene poi presentato ad un pubblico più vasto, solitamente nel mese di dicembre. Quest'anno l'appuntamento è coinciso con sabato 10 agosto. I due archeologi hanno spiegato al pubblico invitato la situazione del campo di scavo, le ultime acquisizioni scientifiche e le conferme di passate supposizioni. Si approfitta anche della presenza dei volontari per mostrare e spiegare agli appassionati intervenuti il lavoro certosino che c'è dietro uno scavo e l'importanza di eseguire in questo modo. Ogni anno si ha qualche certezza in più e quest'anno viene confermato che il sito in questione era sicuramente un pagus, cioè un piccolo villaggio falisco non lontano dalla diga detta Pontone del Ponte sul fosso della tenuta. Ovviamente questo era un pagus, quindi un villaggetto che faceva ovviamente capo a Corchiano, che era il centro più importante. Ce ne sono altri in zona,
Quindi dobbiamo immaginare una corolla, diciamo, di villaggetti che dipendevano da Corchiano. Quindi, riprendendo il discorso delle cisterne, avendo questo impianto di acqua che secondo me, allora, gli studiosi l'hanno, Ponte del Ponte l'hanno sempre datato all'epoca romana, secondo me non ci sono elementi per poterlo affermare con sicurezza, anzi io sono convinto che sia Falisco. Loro lo hanno sempre, diciamo, datato all'epoca romana perché la struttura in blocchi quadrati senza malta richiama molto anche la grandezza dei blocchi, le mura di Faleri Novi. Ma Faleri Novi, chi pensate che l'abbia costruita? I Falisci appena sconfitti, di certo le legioni romane dopo la fatica dell'assedio non è che si mettono pure a spaccare blocchi e costruire una città che non dovranno abitare. Questi blocchi stanno a muro del peccato. Esatto, però quindi è la stessa manodopera falita, e poi ovviamente conoscevano meglio loro il loro territorio dei romani, la selva cimina per loro era qualcosa ancora di inviolata e la conoscevano pochissimo. Quindi io penso che abitando sul territorio i Falisci sapevano benissimo come gestire le forre, come piano piano portarsi sulle acque, infatti dalla forra ci sono tutte le varie canalette laterali che a varie altezze poi vanno a valle e quindi portano l'acqua a varie quote. Ringraziando così il gruppo archeologico romano, a questo punto vogliamo proporvi un momento di storia nostra legata a questa onlus. Questa associazione di volontariato nasce dall'intuizione di Ludovico Magrini, un giornalista nato a Tarquinia e redattore dell'Osservatore Romano. Inizialmente, nel 1960, si chiamava Unione Archeologica dell'Etruria, ma non ha avuto molto successo. Nel 1963 diventerà Gruppo Archeologico Romano e nel 1965, con la fondazione dei Gruppi Archeologici d'Italia, entrerà a farne parte. A questo punto chiediamo a Romano Ridolfi, un amico, di aiutarci a ripercorrere la storia del GAR, Gruppo Archeologico Romano, a Corchiano. In occasione di un convegno che abbiamo fatto insieme a Tarquinio, lì l'ho incontrato, quindi è nata una certa confidenza e da lì è iniziato un po' il rapporto con Magrini. E su quella spinta ho avuto l'idea di fondare una sede a Corchiano del Gruppo Archeologico Romano. E come per miracolo c'è stato un grosso fermento da parte, una certa corrispondenza da parte dei giovani. Diciamo è stata una cosa spontanea, quindi è stato veramente bello questa partecipazione naturale da parte dei ragazzi. È stato un tipo agorà, quindi un punto di incontro, dove abbiamo potuto elaborare e fare tante cose insieme. Che anni erano, te lo ricordi? Perché partecipai anche io a questa esperienza. Allora, credo sia stato tra il 73 e il 74. Era l'estate, quindi si approfittava del momento di vacanze. Per partecipare a piccoli scavi, non erano grandi scavi, non erano grandi. E soprattutto, mi ricordo, erano ricognizioni superficiali del territorio, quindi in questo ci fu una grande partecipazione di persone, perché la ricognizione non comporta grandi organizzazioni, è una cosa abbastanza facile da poter realizzare. Purtroppo è durata circa un anno, poi io sono andato in Argentina e quindi forse ai ragazzi è mancato quel supporto necessario per poter continuare. E sa, la mia permanenza di 4 anni in Argentina purtroppo è stato un vuoto che non è stato colmato in qualche maniera. Però diciamo a Gallese c'era Goffredo Biscaccianti, sì, che in qualche modo sì, sulla spinta di Corchiano lui ha continuato a Gallese, questo sì, questo è vero. E con loro vennero fatti anche degli scambi importanti. Tu non c'eri in quel periodo? A Grotta Prossa c'ero. Ancora c'ero, sì. Era proprio il primo. Sì, ho partecipato agli scavi di Grotta Porciosa, lì dove in ogni loculo c'era l'iscrizione del defunto. Mi ricordo uno in particolare, Caisio Tirio, mi è rimasto impresso questo nome, scritto con caratteri falisci.
a tinta rossa, mi ricordo, ogni loculo aveva questo nome con questa tinta rossa, con questa ocra rossa, che ancora era ben conservata all'epoca. La storia del gruppo poi è stata ripresa negli anni, certo, più di qualche volta, anche negli anni 80. Sì, hanno fatto quel magnifico lavoro a Cavo degli Zucchi, che hanno riportato alla luce la Via Merina, eccetera. Quello è stato un lavoro ciclopico, veramente. Hanno dimostrato di essere ragazzi favolosi, sicuramente. Anche con una cultura diversa, perché sì, noi eravamo tutti giovani. Sì, era un po' sì, una cosa improvvisata la nostra, anche se avevamo il supporto di Magrini e di conseguenza anche la sovrintendenza. Mi ricordo c'era l'ispettore Polidori, si chiamava, il quale in qualche maniera ci supportava, quindi avevamo dei supporti, però gran parte era una cosa improvvisata da noi, in gran parte, soprattutto nelle ricognizioni di superficie. E se posso una piccola considerazione personale, nel vedere questi ragazzi oggi all'opera mi si attiva quasi un filo conduttore che mi riporta dritto dritto a quello che era la mia giovinezza, no, la mia gioventù. E è emozionante in qualche maniera, e anche, come posso dire, da ottimismo, perché in fondo dico, vedi, quelle basi che noi abbiamo posto in qualche modo non sono state vanificate, ma hanno avuto una continuità. All'inizio degli anni 70, probabilmente quasi in contemporanea col gruppo archeologico che si era formato a Corchiano, anch'io che frequentavo il gruppo archeologico romano, ebbi voglia di creare un gruppo di persone che facessero attività di ricerca sul campo a Gallese. Naturalmente il fatto che Gallese e Corchiano erano contigui ci ha portato poi a unire le forze nel fare attività di ricerca e di segnalazione di scavi clandestini e cose di questo genere. Se non ricordo male, Gallese insieme a Corchiano fecero Grotta Porciosa. Esatto, allora è interessante questo fatto, perché il proprietario del terreno di Grotta Porciosa mi portò una volta a visitare delle grotte, delle tombe, no? Tombe naturalmente già aperte, scavate, eccetera. E con mia grande sorpresa, in una di queste tombe vidi che c'erano una serie di iscrizioni sopra i loculi, quindi c'erano i nomi delle persone che erano state sepolte. La sorpresa fu ancora più grande perché nel corpus delle iscrizioni etrusche erano riportate queste iscrizioni, peraltro con una localizzazione errata, perché chi aveva segnalato all'autore del libro queste iscrizioni le aveva collocate a Valsiarosa, quindi in una zona completamente diversa. Questa, diciamo, questa scoperta, questa riscoperta, mi portò a sollecitare il gruppo archeologico romano per un intervento di bonifica e ripulitura della tomba, per cui con l'autorizzazione della sovrintendenza, c'era anche, ricordo, un amico che era sovrintendente, era assistente onorario delle Belle Arti per Civita Castellana, facemmo questo lavoro di pulitura e ne uscirono tantissimi frammenti fittili, un paio di monete se non ricordo male. Le monete furono subito portate nei depositi del gruppo archeologico romano. Questa esperienza bella, diciamo, su Grotta Porciosa ci ha portato a fare una serie di ricerche sul campo nella zona di Rio Fratta. Rio Fratta, che poi a Gallese porta il nome di Carraccio di Corchiano, e sul versante gallesino del Rio Fratta ci sono numerose tombe che probabilmente
fanno tutte parte dell'area di Corchiano, dell'antica Corchiano, cioè diciamo che l'insediamento di Corchiano è sicuramente un insediamento molto più importante di quello di Gallese, dal punto di vista diciamo dei ritrovamenti, dal punto di vista delle sepolture e quant'altro. Insomma, su questo versante c'erano diverse tombe, ce n'era una in particolare che era completamente piena di terra, e quindi anche lì abbiamo fatto un intervento di pulitura della grotta e di questa tomba. E diciamo che lì invece sono uscite fuori delle cose molto importanti, in particolare diversa ceramica dipinta e dei frammenti di una coppa del gruppo Foyed, cioè una coppa che è stata trovata in vari esemplari nell'area falisca, dove c'è una frase che tradotta più o meno è: oggi bevo vino, domani chissà, una cosa di questo genere, insomma. Poi diciamo che un po' come tutte le cose per le quali si parte con grande entusiasmo, ma poi devono affrontare problemi logistici, pratici. All'epoca, se parliamo del 72, 73, 74, non è che tutti avevano la macchina, c'erano problemi d'alloggio, c'erano problemi di distanze, e quindi io ricordo che quando facemmo la pulitura di questa tomba, casa mia era diventata un ostello, perché ci avevamo attrezzato in due o tre stanze tutti i materassi per terra e sti ragazzi che venivano da Roma dormivano lì. E quindi diciamo l'esperienza poi è finita. Per fortuna questo materiale diciamo è stato recuperato, il materiale, come dicevo, della tomba di Gallese sta al museo. Proprio oggi mi ha scritto la responsabile del museo che hanno finito la catalogazione di tutto il materiale, quindi finalmente diciamo abbiamo una documentazione. E l'altro invece sta nei meandri dei magazzini del gruppo archeologico romano, sperando che qualche giorno esca fuori. Forse a Torpa, chi lo sa.